Oh, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Siamo ancora, ovviamente, su Yu-Gi-Oh! Zexal, ma non dovrebbe mancare molto stando alla barra che vediamo qui sotto. Mancano pochi duelli a quanto pare, davvero non troppi. E la scorsa volta abbiamo fatto il mini capitolo di Cercando le Ombre, parti 1, 2 e 3. Ed oggi vendetta bariana, quindi i bariani, nonostante siano stati sconfitti già una volta, si ripresentano ancora più cattivi. E sconfiggiamoli anche adesso. Vediamo un po', vai! Don Thousand, il dio dei bariani, apparve davanti a Vector, ma così? Mi hanno sconfitto, ma la battaglia non è finita. La prossima volta li schiaccerò definitivamente. Tutto quello che mi serve è la forza, come sempre. E se le antiche leggende bariane sono vere, Don Thousand ti offre la mia energia vitale in cambio della tua grande potenza. Che bello! Wow! Mi hai svegliato per implorare un favore, il dono del mio potere. Perché? Ma scusami, se voglio potere saranno cavoli miei! C'è qualcuno che devo sconfiggere una volta per tutte, ma non posso farlo senza il tuo aiuto. Allora fate una cosa: impossessati tu, Don Thousand, del corpo di Vector e facciamola finita. Parli di Astral? Sì, e il suo stupido amico Yuma Tsukumo. Dammi il potere per sconfiggerli e farò qualunque cosa che chiederai. Scopri la posizione dei sette numeri mitiriani. Un'altra tribù, mitiriani, bariani, mitiriani, italiani. Recuperali e nessuno ci potrà fermare. Quindi è doppio. Non potrà fermare noi. Perché noi? Vuoi prenderti tu e tu? Ah, plurale maiestatis, certo. Dopo aver ricevuto il potere di Don Thousand, Vector visitò Mizar e Dumon. Come voi sapete, Astral è sempre stata una minaccia per noi. Molti secoli fa ha anche sconfitto il nostro dio. Se un essere sconfigge una divinità, vuol dire che la divinità non è poi tanto divina. Strano, eh? Se continua ad assorbire i numeri, presto sarà in grado di distruggere completamente il mondo bariano. Ma non spaventatevi, Vector è qui. Ho scoperto un modo per fermarlo. Ci sono sette numeri mitiriani sparsi nel mondo umano, e ti pareva? I numeri mitiriani penso che siano sempre i numeri classici che troviamo poi contro gli avversari, secondo me. E viaggiando nel mondo umano potremo trovare indizi che potrebbero portarci a Nash. Nash? Che roba è? Ah, Nash e Marin, quindi sono altri due loro commilitoni? Nel frattempo, Astral ha avuto una visione di Don Thousand, causando l'apparizione di una mappa nel dirigibile spaziale. Sto dirigibile ora sarà un luogo di molte storie, io immagino. Informaci la prossima volta che ci porti su dirigibile. Eh sì, certo, il mondo sta collassando. Con calma, prego. Nella mappa ci sono sette numeri nascosti. Quindi il dirigibile li vuole aiutare. Nella mappa c'era anche un messaggio di tuo padre. What? Dice che dobbiamo raccogliere sette numeri mitiriani prima che i bariani li trovino. È un po' strano, tutto collegato? Ad ogni modo, la prima destinazione era Spartan City. Che succede? Yuma, che piacere vederti. Così sei diventato pro, Nistro. So che è un grande cambiamento di carriera, ma abbiamo deciso di voler dare speranza ai giovani. Essendo il supereroe duellante Nistro, il viaggiatore stellare, potrei dare ai fan un eroe che possono ammirare. Scritta malissimo quella frase, comunque. Dextra mostrò il luogo dell'Orovina a Yuma e ai suoi amici. Tuttavia, Alit aveva raggiunto il numero mitiriano per primo. Dato che la legge di chi prima arriva meglio alloggia, penso che Alit si prenda quella carta. Ehi amico, che cosa ci fai qui? Yuma, sono contento di vedere che stai bene. Ero preoccupato per quello che ti era successo dopo il nostro duello. Come puoi vedere, sto bene, sono guarito completamente e non vedo l'ora di entrare nel ring con te per una rivincita. Nistro, tu sei un duellante, giusto? Allora amerai questa carta. Guarda! Aspetta, questa è una carta numero. Proprio così, e la userai per sconfiggere Yuma per me. Io non ne capisco molto di come ragiona un villain, ma se io trovo una carta che mi serve per sconfiggere il mio nemico, non è che la vado a dare a qualcun altro per farlo sconfiggere, la prendo, me ne vado, tanti cari saluti e ci vediamo alla prossima, e c'ho la carta. No, la spreco per darla a una persona che possa poi sconfiggermi. Qualcosa non quadra nella scrittura. Comunque, andiamo avanti. Devo eliminare le minacce dal mondo bariano. Prima elimina nemici, poi prendi donne. Questa era una vecchia battuta, un po' rimaneggiata dai Simpson, ma. Oh, tutta gagaga sta mano, eh? Bene. Fa gagaga. Un pochino.
No, posso già risolvere qualcosa al primo turno. Sì, posso evocare Utopia già. Bene. Rinforzi dell'esercito, sì. Facciamo subito Utopia, facciamo. Goblinburg, vieni qua. Bello Goblinburg. Attiviamo ovviamente il suo effetto qui. Bravo. Ed evochiamo il mago. Gagaga. Il cowboy potrebbe servirmi, ma non ora. Ora proprio no. In altri momenti sì, se avesse un mostro più forte sì. Ma non è così. E attacchiamo, vai. Eccolo qua. Ok. E ora vediamo come riesce a ribaltare la situazione. Perché tanto la ribalta, 100-100 la ribalta. Pensavo evocasse il mostro numero che si è fatto dare. Cioè, che si è fatto dare. Da cui è stato posseduto, invece no. Beh, glieli distruggo finché posso. Voglio dire, meglio evitare, no? Buono, buono. Finché posso distruggerli, li distruggo. Ok. Non mi attacca. Perché si ritiene? Questa però mi può distruggere i mostri in difesa. E io evoco. Non sto capendo quello che sta facendo. Perché se non, non... Boh. Cioè la carta numero che si è preso è sgravata, eh. Non viene distrutta in battaglia. Sì, prende il danno. Però non viene distrutta in battaglia. Magari aspetta di fare la... Dai, ma così no campione eroico, no con quella carta però, dai. Sì, attivo l'effetto, almeno non viene distrutta, prendo il danno ma non viene distrutta, ok? Sì, l'attivo, Gagagabolt. Oh, mi sento meglio ora. Ah, mi sento più libero. Allora, qual è l'effetto del livello? Attacchiamo. Vai. E dato che c'è un altro mostro Gagaga, posso attaccare con le. Perché? Potevo farlo prima. Evochiamo. Raggio Utopia. Utopia normale, voglio dire. Potevo pensarci prima, però... A sto punto, facciamolo. Ai ai ai, che seccatura. Però, eliminandogli i Kuribo... Ah. Aspetta. Io lo faccio ora. Per raggio Utopia Vittoria. Non so se funziona però. Perché praticamente lei annulla gli, questa carta annulla gli effetti delle carte trappola e magia sul terreno. O meglio, annulla gli effetti delle altre carte. Però no. Ah, quando dichiara un attacco. Annulla l'effetto di quel mostro scoperto. Ah, ok. Vabbè. Va bene. Ok. Bene. Evochiamo la ragazza? Ma sì, dai. Evochiamo la ragazza Gagaga. Attacchiamo? Quanto avrà di difesa questo? 2000. No, chi è? Ah, non viene distrutto in battaglia? Mi dispiace. Ah, ma tutti i mostri! Ah, tutti i mostri eroico! Ah, oh.
Ci ha pensato un po'. Ah, guardalo. Mamma, che pezzettino. Che pezzettino di palle proprio che sei. Avanti, distruggimi questo, mo, distruggimi questo. Maledetto. Toh. Niente effetto, fermati. Oh, e distruggi questa. Oh, e allora? E allora, ci senti? Oh, dai, trova il modo di ribaltarmi questa situazione ora. Trovamelo. Ti prego, trovalo il modo. Perché ce l'ha, eh? Oh, può ribaltarla, sì, come non può. Bene. Avanti. Oh. Tifone non serve ora. Ti attaccherei. Sai che c'è? Al diavolo. Sei più forte. No, non è più forte. Bene. Oh. Può essere? Può essere? Può essere, forse, quella carta coperta non mi piace. Ma potrebbe essere. Io, per giocarmela safe, che faccio? Tifone. Questa. Buona! Buona, 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 buona. È buona, è alta. È pura. E vince. Anche meno, anche meno, anche meno. Ah. Nistro, stai bene? Yuma, che cosa sta succedendo? Dovevi dirmelo che stavi combattendo contro questi bariani. Avremmo dato tutto per aiutarti, invece non è vero. Mi hai detto che volevi dare a tutti i tuoi fan la speranza. Non li vuoi deludere, vero? No, ovviamente. Forse dovresti tenere anche questa carta numero, ma la brucio quella carta. Un mare di problemi. Yuma e i suoi amici viaggiarono alla posizione successiva. Il dirigibile spaziale si fermò in mezzo all'oceano. Ryo, sei sicuro che questo sia il posto delle rovine? Sì, le coordinate dicono di sì. Ryo sembra improvvisamente ipnotizzato e si tuffa in mare. Shark la seguì. Yuma e Astra li seguirono e Yuma si risvegliò in un luogo strano. Stanno affogando, affoghiamo insieme a loro. Quale cosa migliore che morire insieme agli amici? Credo di aver perso i sensi per un po'. Dove siamo? Sembra che siamo sotto il fondo del mare. Anche Ryo è qui, da qualche parte. Ryo ha un potere misterioso. Lei può vedere cose che noi non possiamo vedere. Non sarei sorpreso se quello che lei vede la condotta in questo posto. Ryo, hai trovato uno dei numeri? Sì, però... ipnotizzata dal numero. Ti ho aspettato da molto tempo, Reginald Castle. Chi traduce sta roba? Un momento, tu non sei Ryo. No, io mi chiamo Abisso. Quindi tu sei un guardiano dei numeri. Hai usato Ryo per portarci qui, non è vero? Sei qui perché devi combattermi, è il tuo destino. Lascia andare Ryo. Lo farò se mi sconfiggi, va bene. Sconfiggiamolo allora. Potrebbe essere interessante. Ok, mettiamola. No. Mettiamola coperta però. Per ingannare l'avversario mettiamoci anche questa. Shocktopus. You are shock. E terminiamo il turno. Vai, vediamo ora come fa a vincere in un turno solo, dai. Evocami quattro mostri. Quale va a prendere? Proprio quella giusta. Ma come fa a sbagliarsi, dai? Come fa? Come fa? Perché? Tac. Ah, per farmi diventare zero l'attacco. Ok. Ha senso, ha senso. Perché? Tifone, che sinceramente mi fa meno paura. Mi fa meno paura spade mistificatrici che non quella coperta. Quella coperta è il richiamo del Possed. E quindi, insomma, ci andava, ci andava. Però. Si è ripreso l'attacco, Shocktopus? No. Se questa carta ha attaccato, bandiscila. No.
No. E dai, dai. Scusa, Però potrei evocare Manta del fato incidente. Evocala qua. Mettiamo richiamo coperta. Ed evochiamo ovviamente il lanciere raggio nero. Un minimo di culo. Minimo. Non dico tanto. Anche se questo qua c'ha la carta gorgona dei frizzi pazzi e quindi potrebbe semplicemente distruggermi tutto quanto in un secondo solo. Però attacchiamo. Più di 2000 non dovrebbe avere di difesa, no? Sti deck così. Ah, sì, meno male. Più di 2000 non ce l'ha. Spero. Ok, gioca in difesa. E ora questa qua devo capire se ha ripreso 1600 di attacco, se mi prendo una tronata pazzesca. L'ha ripreso andando coperta. Boia, che bello. Allora, attivo l'effetto o no? Beh, è vero, non ho mostri di livello 4. Attacco perforante? Sì. No, come no? Non è attacco perforante? Ah no, è quell'altra. Mi sono sbagliato con quell'altra. Con squalo lanciere. Giusto. Senti, attivo l'effetto della carta. Basta che ti stai zitto. Oh. Va bene? Non posso attaccare direttamente, no. Non posso, ma tranquilli, c'è un piano. Calma. Kraken-teschio coperta. Vai. Vediamo un po' se Shocktopus può distruggere questa. Yeah, può. Attacco diretto. Penserete che io mi sono fregato. Andralink, sei un coglione, hai attivato questa carta. No. Calmatevi. Tutto a tempo. Va bene, più o meno. Tutto a tempo debito. Vediamo un po' se ci riusciamo. Yeah. Ah. Peccato. Vabbè. Zero danni. Lo attacco direttamente e gli faccio zero. Ah, una volta per turno può. Solo un turno dura, quindi l'effetto. Questo è di livello 3. Quindi attacchiamo. Ho vinto praticamente. Perfetto. E attacchiamo con grandi mascelle. Uff. Insomma, è andata bene, no? Io ho vinto lo stesso. Dopo che ho perso due volte. Comunque, andiamo avanti. Perché mi hai attaccato? Ho solo eseguito i tuoi ordini. Non ho dato nessun ordine. Sì, l'hai fatto. Non te lo ricordi probabilmente perché in quel periodo eri ancora un bariano. Che cosa, un bariano? Il mio dovere è completo. Addio. Hai capito. Era un bariano. Questo è il mio numero. Rio, sono così confuso. Siamo umani o siamo bariani? Chi siamo? Molto improvviso. Va bene, il prossimo sembra un duello interessante, forse con Astral Ombra. Mi pare che ci sia un Astral Oscuro, abbiamo già incontrato l'altra volta. E beh, insomma, 1, 2, 3, 4, 5. Mancano 5 duelli. Beh, allora direi che magari 3 episodi al massimo. Magari al prossimo episodio ne faccio 3 in qualche maniera, edito il tutto. Allora sì, ci siamo quasi anche alla fine di Zexal e poi inizia V-Reigns. O Arc 5, quello che c'è prima. Comunque sia. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yu-Gi-Oh! Manca poco, dai, per finire Zexal. Poi inizierà lo sclero vero e proprio perché non ho mai neanche visto, se non qualche episodio sporadico, V-Reign o Arc 5. Quelli dove ci sono gli artista amico, praticamente. Ad ogni modo in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.